Ecco le ultime importanti notizie di calciomercato. Mertens lascia ufficialmente il Napoli. Finisce così la storia tra il club partenopeo e il miglior marcatore della sua storia. Eh sì, purtroppo anche le cose belle hanno una fine. Napoli che oltre agli addii pensa anche a rinforzarsi. Infatti il Napoli sarebbe pronto a un'offerta da 30 milioni al Sassuolo per Raspadori e avrebbe già il sì del giocatore. Ma non finisce qua, perché sempre il Napoli punta al doppio colpo dal Verona. Infatti sto parlando di Simeone, che sembra davvero vicino. Infatti si starebbe aspettando solo la cessione di Petagna, così da liberare lo spazio in attacco. Il secondo colpo invece sarebbe Barak, che potrebbe arrivare in caso di partenza di uno tra Zielinski e Fabian Ruiz. Dal calcio europeo invece arrivano due importanti notizie. Infatti il presidente del Barcellona ha dichiarato che la storia tra il Barça e Leo Messi non è ancora finita. Quindi sì, Leo Messi potrebbe tornare al Barça. Ma al momento non si sa quando e soprattutto non c'è nessuna offerta. Il presidente, ripeto, ha solo dichiarato che lo rivorrebbe al Barça. Mentre l'altra notizia importante è che è tutto fatto per Mukiele al PSG. Skriniar non dovrebbe quindi più essere un obiettivo del PSG.